15 uomini, 15 uomini sulla cassa del morto. Benvenuti a tutti gli amici di Expert Zone. Io sono Alberto, con me c'è Alessandro e ovviamente la voce e il volto di Xbox Italia, Max the Host, per voi ragazzi. Benvenuti, benvenuti. Direi che, visto che l'ambientazione è piuttosto piratesca, che i nostri nomi oggi potrebbero variare, giusto? Per cui, se mi permettete, visto la mia colta barba, io sarò il Capitan Barbavera, se permettete. Testiamo. È veramente folta. Possiamo testimoniare, sì, assolutamente. Per cui, Max, come ti chiamiamo oggi? Ma io, in onore di quella che è la bevanda ufficiale di Sea of Thieves, sarò ufficialmente Max the Grost. Che è questa fusione tra host e grog. E visto che è la primo play and learn di Alessandro, mi permetto, da capitano della ciurma, di affidargli un nome. Per cui oggi Alessandro sarà il Mozzo Greg. Benvenuto Mozzo Greg! Ragazzi, di nuovo benvenuti a tutti. Oggi ci vedete in una veste un po' più sgargiante rispetto al solito, con un po' più di pelore in faccia, con un po' più di trucco, con un po' meno occhi, esatto. E andremo a vedere una delle più importanti esclusive Xbox e PC Windows 10. Assolutamente. Che da tanto tempo attendiamo, tempo proviamo, grazie alla beta che il team di Rare e Microsoft Studio ci hanno messo a disposizione, ed è Sea of Thieves. Assolutamente, Sea of Thieves è un titolo che veramente attendeva tutto il mondo attendeva, alcuni già da ieri si sono trasferiti in Nuova Zelanda. Penso che è vero. Per qualche ora, istantaneamente sono andati in Nuova Zelanda per iniziare il gioco prima. Ok. E, hai detto tu, è uno dei giochi più attesi forse dell'anno, della storia di sempre, del mondo Xbox, ma volevo rimarcare soltanto questa cosa, il crossplay totale. Sì. È veramente pazzesco che finalmente in un gioco del genere, che comunque ha anche delle componenti multiplayer, PvP, sia totalmente crossplay. Assolutamente. Totalmente. Quindi abbiamo giocatori di Xbox One, Xbox One S e Xbox One X che possono giocare con e contro gli utenti PC Windows 10. Assolutamente. Quindi avremo finalmente delle belle scorribande tra i mari di tutte le piattaforme, in questo caso, esatto, Xbox e PC Windows 10. Assolutamente. Raccontaci un po', Max, visto che li hai fatti tutti, i tuoi trascorsi sulle beta di Sea of Thieves. Cosa hai visto nel corso? Mm-hmm. Ma guarda, è stato incredibile, cioè nel senso, è partito tutto da... Io ho iniziato dalla beta, quindi l'alfa non me la sono potuta fare purtroppo, perché comunque altri titoli, altre cose, eccetera, c'erano altre 200 miliardi di cose. Però partendo dalla beta è stato bellissimo come iniziare a muovere i primi passi in quella che era l'unica gilda disponibile, quindi quella dell'oro, che quindi ti davano le missioni per poter andare a raccogliere i forzieri. E è stato bello iniziare a capire le dinamiche, eccetera, ma lasciami dire, Albi, la cosa più incredibile, che poi si è riconfermata ovviamente col gioco, ma con tutte le varie demo, l'ambientazione. L'ambientazione è qualcosa che non era mai stata così bella in un videogioco, veramente. Bella e divertente, direi. Ale, anche sì, tu, ho visto che hai giocato parecchio. Io ho giocato parecchio la beta, infatti, e sicuramente una delle cose che più mi è piaciuta del gioco è l'acqua del mare. Cioè, la qualità grafica, esatto, la naturalezza dell'acqua, proprio come sbattono le onde sulla nave stessa, sul galeone. Ho vomitato un paio di volte mentre giocavo, perché... Se la nostra turma di Expert Zone è favorevole, io direi che oggi Mozzo Greg debba giocare tutt'oggi con la benda all'occhio. Assolutamente. Turma di Expert Zone, votate sì o no per la benda a Mozzo Greg. Sì o no per la benda all'occhio. Direi di sì, direi di sì, assolutamente. Poi quando va a sparare magari prende... va un po' così di largo, però... Salutiamo tutti quelli che sono in chat, che sono già tantissimi. Don Toretto che ci sta ostando, Luca anche
grande. 116 02K ex Arcuno, Shadow Ninja, poi c'è Dom Toretto, Void Crescent, Caios 89. Grande Caios. Su in alto chi è che abbiamo dimenticato? Zeno GB Sharp, che non è il rasoio. Esatto. Ricky 57. Sì, Virotta, bella Virotta. Siete veramente in tanti, per cui grazie di seguirci. Vi ricordiamo che siamo in diretta sia su Mixer che su Facebook, ma l'importante è questo. Se volete partecipare ai nostri contest per vincere direttamente durante la diretta delle gift card Xbox, dovete venire su Mixer. Per cui tutti su direttamente Mixer. Chi è su Facebook può cliccare sul link direttamente nel post per arrivare su Mixer, o se no, se volete digitarlo, mixer.com/expertzone-italy. Per cui arrivate sul canale, mettetemi piace, diventate follower del canale, esatto, di Xbox. Il cuoricino che sta tipo cuoricino. Qua dovrebbe essere di là. Sta là, il cuoricino, sparate al cuoricino. Sparate al cuoricino, diventate follower e sarete tra coloro che potrebbero essere estratti a sorte in modo randomico per vincere questo Xbox. Un galeone, no. Banane d'oro, no. Non c'è in palio un galeone. No, neanche le banane normali. Banane d'oro, quelle abbiamo. Ricche di potassio. Assolutamente. Con tutta la buccia, ovviamente. Io direi che è il momento di iniziare. Beh, Ale, innanzitutto benda, perché la ciurma di Expert Zone dice a gran voce il mozzo Greg con la benda. Si becca la benalità. Esatto. Libro così. Raccontaci un po', Ale, come è strutturato l'inizio del gioco. Praticamente, appunto, l'ambientazione è quella piratesca. Il gioco è multiplayer, di conseguenza possiamo collaborare e lavorare assieme alla nostra ciurma, ma allo stesso modo possiamo anche sfidare altri pirati. Il mondo è un open world, è tempo dinamico, di conseguenza c'è il ciclo giorno-notte, abbiamo la pioggia che cade, di conseguenza il mare si può fare anche molto più tempestoso, Okay. Che rende anche più difficili le missioni. Missioni che le possiamo andare a recuperare dai vari personaggi, i vari NPC che noi abbiamo Okay. Sparsi per gli avamposti. Permettetemi un commento giusto prima di iniziare. Allora, io ho fatto soltanto una beta, purtroppo per questione di tempo, e l'ho provato al volo. I know, adesso userò molto più spesso il gioco. Anzi, faremo anche una gaming night con gli utenti di Expert Zone per fare delle belle ciurme per solcare i mari dell'età dell'oro. E quello che ho notato è l'ambientazione piratesca, che è sempre divertentissima, soprattutto ci fa tornare bambini, e la quantità di dettagli in 4K. Ah, Madonna, sì, bellissimo. Soprattutto su Xbox One X, perché è ottimizzato, 4K HDR con supporto al Play Anywhere, per cui tanta roba. Brindisi a One X. Io non ho grog, per cui posso eventualmente soltanto sparare. Mezza banana, se vuoi. Ok. Mi chiedeva prima un utente, Max, sì, chi erano i signori sulla One X? Chi sono sti due? Sì. Uno è mio padre e uno è mio nonno. Ah, così, ecco. Sì, così. Solcavano i mari anche loro, Okay. Anticamente. Quindi hai preso spunto. Li porto sempre con me, esatto. Poi li volevo vendere alla tipa che degli scheletri, però ho detto, vabbè, almeno loro due li tengo. Ok, Max, Ale, tutto a voi questo inizio Sì. Di Play and Learn su Sea of Thieves. Io già sto ubriaco, vedete già il grog ha fatto il suo effetto, il mio personaggio sta iniziando a barcollare. Okay. Applaudiamo, esatto, applaudiamo l'ubriacatura. Allora, sì, beh, che dire. Come è strutturato le meccaniche del gioco? Raccontiamo un po' questo ai nostri utenti. Sì, beh, allora, le meccaniche del gioco sono, diciamo, relativamente semplici, nel senso che bisogna, per andare avanti in quella che è la reputazione nelle varie gilde, concludere delle missioni, quindi delle tre gilde, quindi c'è la gilda, questo qua dei necromanti, questo qua dei necromanti. Madame Opera, incredibile, abbiamo Opera direttamente per noi. E appunto prendere quelle che sono le missioni. In questo caso prendi tu così i ragazzi la vedono. Sì. Che sono il corrispettivo delle quest, immagino. Assolutamente sì. Quindi praticamente ognuno di questi mercanti ti dà delle missioni, ok? Adesso ne prendiamo magari una sola di queste qui, così facciamo duello vedere anche le altre. Duello con una ciurma patetica della Silent Rose. Esatto, e si inizia in questa maniera, si hanno tre missioni, diciamo a costo zero, per Sì. Tutte e tre le gilde, per iniziare a salire di quella che è la, appunto, il prestigio. Esatto, diciamo perché così. Non ci sono livelli. Esatto, non c'è una sorta di esperienza del personaggio, ma esperienza in quelle che sono le varie gilde. Ok. Per cui dovremo aumentare la nostra reputazione per ogni gilda. Esatto, per poter ricevere, diciamo, missioni sempre migliori. Okay. Quindi che danno sempre più oro, piuttosto che più, ecco, esperienza.
dicevamo appunto, quindi dei necromanti che cercano i teschi in giro, dei vecchi pirati che scorrazzano i mari sotto forma di scheletro. Poi ci sono questi. Questo qua sono, diciamo, la gilda dell'oro, okay, coloro che cacciano l'oro, okay, che ti danno delle missioni che possiamo far vedere, che appunto ti mandano a cercare dei forzieri. Questi forzieri li dovete per forza riportare da Horas o da qualcun altro delle varie gilde, dei vari avamposti, e vi daranno direttamente dei soldi. Per cui è possibile prendere più missioni contemporaneamente e portare ovviamente più risultati contemporaneamente nei vari outpost, avamposti. La cosa bella è che poi se facciamo parte di una ciurma, la ciurma voterà il viaggio da fare in quel momento. Di conseguenza c'è proprio una collaborazione tra tutti quanti i membri dell'equipaggio, che è proprio lo scopo del esatto. gioco. Io l'ho provato in singolo e solamente una volta in ciurma è divertentissimo. La ciurma può essere da 2 a 4 giocatori, per cui possiamo decidere tra una piccola barca, con ovviamente armata di cannoni a tutto punto, sino al galeone, esatto, per cui decideremo noi in base al nostro livello, al livello dei nostri, della nostra ciurma che abbiamo con noi, sì, nel gruppo. Anche in base alle nostre capacità, diciamolo. Esatto. Per l'abitudine di gioco. Poi invece, quindi l'ultima invece, diciamo così, gilda da scoprire è la gilda dei cosiddetti mercanti, possiamo, sì, definirli, esatto, così, che vi manderanno, e li troviamo direttamente sul molo. Dov'è la nostra nave? Eccola lì. Barca in fondo. Sì, andiamo. E che allora loro, diciamo, ti daranno sempre delle missioni di raccolta, possiamo definirle così, di almeno perlomeno fino adesso quello che sono riuscito a scoprire e a giocare, raccolta di animali, quindi esatto, acchiappare animali, quindi acchiappare galline, acchiappare maiali, acchiappare magari anche i serpenti, forse più avanti, perché sì, hanno messo anche i serpenti che sono maledettissimi. E prima abbiamo provato a catturare un maiale, ma senza una gabbia non si cattura. No, senza esatto, una gabbia non riusciamo. Io la prima cosa che ho fatto, appena ho iniziato a giocare, appena ho trovato i maiali su un'isola, ho preso la spada, ho cominciato tu a inseguire questo maiale per tutta l'isola, lo beccavo sempre, non succedeva, poi dopo ho capito, vabbè, forse non si può mangiare. Okay, perfetto. Ok. E questa invece, ecco, dicevamo, questa è proprio la commerciante, la gilda dei commercianti. Purtroppo qua abbiamo finito lo spazio per le missioni, quindi svolgiamo prima quelle che già abbiamo e poi ci ritorniamo. Assolutamente. E poi dopo, appunto, per concludere un po' quelli che sono i vari spot dei vari avamposti, oltre a quelli che sono le tre gilde, si potrà accedere a dei mercanti di equipaggiamento, di abbigliamento, okay, di anche equipaggiamento, diciamo così, della nave. Esatto, quindi tutta la customizzazione della nave. Bellissima, ragazzi, la nave. Allora, facciamola vedere, sì, se diciamo, perché qui, allora, io mi perdo sempre. Magari aspettiamo che faccia un pochettino giorno. Così sì, di qua. No, da questo qua, dalla tizia carpentiera. Ok. La carpentiera, signora carpentiera, salve, esatto. Questa è Sandra, sono sempre Sandra. Carpentiere. Sandra, donne. Portami al mare, fammi sognare. Esatto. E appunto, se parliamo con Sandra, eccola qui, abbiamo un primo piano di Sandra. Carina, ciao, Sandra, veramente, guarda, mamma mia. Di capelli, massima complimenti. Espressione di femminilità. Non ho mai visto una piratessa più bella, guarda. Esatto. E quindi, se andiamo a cliccare su Sandra, lei darà la possibilità di accedere, scoprendo la merce di Sandra, okay, quelle che sono appunto le personalizzazioni della nave. Ma guardate che belle, le polene. Vedete, polene. Ci fanno anche imparare un nuovo vocabolo. No, perché io sinceramente non sapevo se chiamassero polene. Cose davanti alla barca. E così, esatto, così davanti alla barca. E quindi, poi, almeno per il momento, sono solo, diciamo, delle personalizzazioni, sì, estetiche. Esatto. Però, secondo me, prima o poi, qualche aggiornamento che magari andrà a migliorare quelle che sono le skill della nave. La quantità di cannoni, la velocità, esatto, la resistenza. Assolutamente, in base a quella che potrebbe essere appunto questo qua invece sono i vari scafi. Okay. Lo scafo degli ubriaconi, lo scafo degli arcieri e appunto vari scafi. Poi le vele, poi piuttosto che le bandiere. Altra cosa che ho visto, costa abbastanza personalizzare la nave. Parliamo di minimo 70.000 denari per personalizzare. Fino a salire, ovviamente. Esatto. E quindi, quindi per personalizzare la nave, abbiamo detto, si possono acquistare equipaggiamenti, si può acquistare abbigliamento, mm-hmm, e si può bere grog. Bere grog. Assolutamente. Assolutamente.
Io ho fatto incetta di grog una volta e dopo farei vedere ai ragazzi cosa succede. Allora, guarda, cosa aspetta, possiamo, aspetta, lo possiamo fare, guarda, proprio sul pontile, così io mi do una bevuta, così, esatto, facciamo vedere sia quello che potrebbe essere, diciamo, il confronto con una persona di fronte a te, ma anche quando ti ubriachi tu. Quindi aspetta che ci facciamo un bel brindisi, dov'è il grog? Ci facciamo un bel brindisi di grog. Olè. E vai, e si beve, yuhu! Si tiene per maggiorenni, mi raccomando, esatto. Solo maggiorenni. Solo pirati maggiorenni. Grog solo se siete maggiorenni. Esatto, se continuate a bere grog, come sta facendo il nostro Mozzo Greg. Sì, Mozzo, esatto. Greg, perché giusto? Soffro un po' di mal di mare, di, esatto, conseguenza bevendo. Eccolo qui, e il personaggio comincia a leggermente barcollare. Guarda questo grog, veramente. È appena caduto in acqua e ha fatto la fine di un ubriaco su un pontile. Questo caso dov'è? E magari non riesci neanche più a risalire. Ecco, vai tranquillo, vai sempre dritto, guarda. Ora devo fare attenzione perché ci sono anche gli squali, quindi doppia fregatura. Allora, una cosa che ci ricordano i nostri utenti di Expert Zone, yes. Oggi giorno di data di lancio di Sea of Thieves, yes. Ma è anche Sea of Thieves il primo titolo esclusiva Xbox ad uscire il giorno di lancio su Xbox Game Pass. Esatto. Io posso aprire e chiudere parentesi e fare spezzare una lancia, fare un inchino, veramente dare. Se ci avessi qua, io darei un bacio in bocca a Phil Spencer. Io ringrazio, ciao Phil, veramente. Zio Phil, veramente. Io, guarda, quando hai detto, quando hai lanciato questa bomba atomica che Sea of Thieves ci sarebbe stato all'interno di quello che è il pacchetto di Game Pass, io veramente sulla sedia ho iniziato a tremare e ho cominciato tipo... avere convulsioni. Esatto, col telefono ho cominciato ad acquistare, metti i soldi su PayPal, Game Pass. C'ho Game Pass tipo fino al 2066 per il momento, quindi tutte le esclusive, tutti subito. I first party, quelli che arriveranno, esatto. Salpiamo. Assolutamente, e per concludere la nave. Esatto. Che è veramente... facciamo un tour panoramico della nave? Assolutamente sì, facciamo vedere qua cosa si può fare. Dove una volta c'erano Jack e Rose di Titanic. Poi sì, hanno fatto una pinaccia. Tipo qua... centinaia di anni prima, però va bene. Esatto, o dopo. O dopo. Prima. Dipende. Prima. Prima erano noi. Prima erano. Qua cannoni, due cannoni nella sloop, nella barca più piccola. Sì, la bagnaroletta. Qua c'è la cassa di munizioni, per cui possiamo recuperare le munizioni, immagino, gratuitamente. Se non ricordo assolutamente male. Sì, le munizioni sono pressoché infinite da queste casse, mm-hmm. Ma invece in basso a destra vedete quelli che sono i proiettili. Esatto. Le casse si trovano anche in giro per le isole, sì. Quindi non dovete per forza ricaricare le vostre armi, non dovete per forza ogni volta tornare sul galeone, ma guardatele, spottatele dove sono le casse, perché magari andate a fare lì rifornimento, sennò poi rimanete senza proiettili e gli scheletri vi uccidono. Da qua invece è bellissimo l'armeria anche. Esatto, aspetta. Subito sopra, esatto. L'armeria, eccola qua, che è molto fornita la nostra, decisamente. Quindi possiamo tenere una sciabola, giusto? Una abbiamo pistola. Una sciabola o una sciabola cane nero. Per ok, perché noi l'abbiamo preordinato, ok. Abbiamo poi una spada, una pistola e un fucile. Un archimbugio. Un archimbugio e un moschetto. Un fucile da precisione. Esatto, per usare, diciamo, termini in contemporanei. Esatto, gaming, sono uno shotgun, esatto, e uno sniper. Quindi fucile a pompa e un cecchino, che sono assolutamente fantastici. Cioè, veramente il cecchino. Facciamo vedere il mirino. Facciamo del cecchino. No, il menino del cecchino, devi prendere. Non l'ho preso, vedi. Esatto, l'hai lasciato lì. Nel frattempo che voi prendete il moschetto del marinaio, io che vado a premiare uno della ciurma di Expert Zone, visto che è un popolo di manigoldi, ma che ci segue sempre in qualsiasi avventura. Per cui in... 3, 2, 1, vediamo che viene. Dataris, finalmente siamo riusciti a darti la gift card. Saluto Dataris. Ce l'abbiamo fatta. Albi, poi è un problema. Che c'è? È scheggiato, me l'hanno dato fallato. Esatto. Allora, cambia. Termirino fallato. Cambia. È fallato. No, è questa cosa fantastica, esatto, di Sea of Thieves, un po' quella che vuole essere proprio immergerti, no, in un mondo piratesco, e quindi il mirino ovviamente non sarà un mirino di quelli classici, no? Quelli classici, esatto, di ma avrete come punto di riferimento la spaccatura. Esatto. Non vi assicurano una precisione però, esatto. Se avete un occhio solo, poi esatto, la vedete veramente dura. E infine invece possiamo vedere quelli che sono i vari diciamo, possibilità di loot, quelli che sono i loot da trovare in giro. Aspetta, non abbiamo finito per la nave. Bisogna proporre il viaggio. Figures.
Allora, essendo che è un gioco che è possibile giocare da solo, in due, in tre o in quattro, è possibile che anche le ciurme siano composte da persone diverse che non si conoscono, magari che non sono neanche nella stessa chat di gruppo. Per cui quando si capita in una, soprattutto in una ciurma con persone che non si conoscono, è fondamentale proporre un viaggio. È certo. Che tutta la ciurma deve votare. Assolutamente, e yes. E in quel caso, se si raggiunge la maggioranza, si fa quel viaggio. Si fa quel viaggio. Quindi io propongo il viaggio. Allora, quale posso proporre? Allora, esatto, poi si possono proporre, diciamo, più viaggi, poi si andrà a votare. Io ho tre, diciamo, di vere, che vedete che è così perfetto, poi invece non ho altro, ok. La possibilità di fare missioni contemporanee, per esempio, sì, è data da alcune mappe, per esempio, che si trovano in giro per il mondo. Potreste trovare la fatidica bottiglia di vetro con dentro una mappa. Ok. E in contemporanea, quindi, avrete una mappa per andare a cercare un forziere e magari avete messo una missione di del mercante, quindi dovete raccattare un paio di galline in giro. Quindi, mentre contemporaneamente andate a cercare le galline, potete andare su quella che è l'isola col tesoro. Esatto. Sono queste, diciamo, le dinamiche che molte persone si chiedevano dalla beta, no? Dicevano, come si potrà, diciamo, mixare un po' le varie missioni? Assolutamente sì. Una cosa che a me è piaciuta tantissimo, che vedo in tantissimi giochi per PC e finalmente anche su Xbox, se io sono nella ciurma con una persona che non è nella mia chat di gruppo, posso ascoltarlo. Perché anche su Xbox c'è la chat di prossimità, o il proximity chat, bellissimo, come vengono chiamati. Per cui se fantastico, sono vicino a un altro player, che sia un mio componente della ciurma o un nemico, un pirata qualsiasi, posso parlarci e ascoltarlo. E soprattutto io spero che valga la regola del parlé. Si può anche insultare. Io spero che valga la regola del parlé. Ma non vale. Io non me la rischierei, ecco. Non penso proprio. Allora, quindi proponiamo un viaggio. Il duello con una ciurma patetica. Andiamo con la ciurma patetica della Silent Rose. La Silent Rose. Ok. Eccolo qua. Il viaggio io si voto trova questo. Poi sulla vaga. Si vota quando si è votato. Eccolo qua. C'è l'animazione. Ce l'abbiamo e lo potete trovare in quello che è un menu, il vostro menu appunto di default con RB. RB, esatto. Esatto. RB, analogo destro verso l'alto. No, sbagliato. Eccolo qua. Alla ricerca del sapere nascosto nel teschio e nelle ossa. Oddio, questa cosa è... Allora, sì, queste sono... Esatto. Poi, allora, queste qui... No, questo, diciamo, le missioni di questa gilda non sono degli indovinelli, ma ti danno soltanto, per esempio, ultima posizione nota, forse, The Sunken Grove. Quindi, andando sulla mappa, diciamo, generale, che trovate sempre sulla vostra, diciamo, nave, andate a cercare Sunken Grove e dovete uccidere, distruggere, disintegrare, polverizzare Capitan Watcher Baxon, che appunto apparirà dal nulla. Si può far vedere anche, come vedete, esatto, si può Miraki, mostrare. Si con mostrare, RT, ma, LT, okay, scusate. Si possono mostrare, questo è utile per esempio quando invece si vanno a cercare i forzieri, perché mentre uno cammina e cerca, l'altro gli fa vedere la mappa. È certo. No? Quindi, allora andiamo a cercare Sunken Grove. Allora, intanto che voi cercate, Zeno, che è sempre uno dei nostri utenti più attivi, ci rettifica sul parlé, che non è un regolamento ma una traccia, per cui era uno stile di comportamento piratesco. E altra cosa, per i Sephiroth, ricordiamo che abbiamo creato un club su Xbox che si chiama Microsoft Expert Zone Italia, dove è possibile riunirci tutti insieme e giocare e fare le nostre preziose gaming night, come è già successo con i precedenti giochi. Abbiamo fatto già qualche gaming night su PUBG, per cui Sea of Thieves sarà il prossimo candidato. Sicuramente. Per riunire le ciurme. Esatto. La taverna di Expert Zone. Aiutami un po' allora. Quindi, allora, vediamo. Allora, guarda, andiamo a prendere la mappa. Aspetta, eccola perché qua. Poi, ok, quando la usa uno, l'altro usa soltanto uno, è stato solo guardare. Spettatore. Quindi, Sunken Grove, andiamo, eccolo là. Eccolo là, poi si può avvicinare, puoi zoomare, dagli un marker. Io con la A metto un fermapunto. Esatto, diciamo, una delle cose più belle, anche un po' più che ti fa sentire in questo ambiente piratesco, è l'orientamento. Ok. Non esiste, non c'è un radar che magari una mappetta che sempre. Mappa. Quindi, punti cardinali e bussola. Quindi, come vedete, per esempio, da quella che è la mappa, Sunken Grove, dove dobbiamo andare, si trova ad est della nostra posizione.
E quindi salpiamo verso est, mio caro Donz. Mio caro Capitan Albi. Barba Nera, per favore. Capitan Barba Nera. Ho Barba una barba nera. Veramente okay. Foltissima oggi, per cui voglio sfoggiarla in tutto e per tutto. Anche perché a caso non me la fanno tenere così lunga. Per cui. Esatto. Per completare un po', diciamo, questa sorta di tutorial accompagnato, quella che è la modalità di navigazione. Sì. Allora, come vedete, questa, quella che è il vostro galeone, avrà sicuramente delle vele. Quando è una sloop, quindi una barca più piccolina, ne avrà una sola. Quando invece prendete il galeone, sono fino a tre alberi, di cui un albero maestro centrale è gigante, dove voi dovete regolare da questo, come vedete, dato vi facciamo vedere, da qui regolate quella che è l'apertura e la chiusura della vela. Esatto. Ovviamente una vela più aperta aumenterà la velocità. Una vela più chiusa vi permetterà di andare lentamente, ma quindi avere la possibilità anche di girare, quindi curvare in maniera più stretta. E quindi fare delle curve più strette. O anche approcciarci a un'isola, a un porto, a un pontile. Esatto. Diminuiamo la velocità, di conseguenza abbiamo più precisione per quei piccoli spostamenti. Esatto. E l'altra cosa che invece si deve sempre controllare, si deve sempre fare, è andare a favore di vento. Navigare con il vento in poppa! Come vedete, appunto, dovete andare a regolare la vela in base al vento. Come vedete, alla ci sono queste, esatto, queste, questi frusci volanti nell'etere che vi fanno vedere un po' quello che è la direzione del vento. Quando la vostra vela si gonfia pienamente, come vedete, ecco, cambia proprio la, la forma, consistenza, cambia, esatto, siete a favore di vento. Non vi rimane che salpare. Esatto, però, che levare l'ancora. Per sicurezza io in primis spiegherei le vele. Sì. Sì, sì, così sì. Almeno non andiamo a sbattere. Ma guarda, allora, in partenza da un... Di solito qua da un... Come si dice? Da questa, però sì, sì, teniamo le basse così, partiamo piano piano. Tieni tu il timone. Ok. Tu tieni il timone, tieni il timone, togliamo l'ancora insieme in due, così andiamo più veloce, perché va tolta sempre in messa l'ancora. Quindi... E partiamo. Vai di timone e via. In basso a destra ho la bussola. Verso est, est, giusto? Assolutamente yes. Verso est, pendaglio da questa forca. Calma al capitan Barba Vera non piace, per cui metterei su un po' di musica. Assolutamente beh, direi proprio. O guidi o suoni. Io sono polivalente, perché aspetta. C'è ragione. Mettiamo, prima impostiamo la rotta. Come vedete, una cosa bella che si può fare appunto su Sea of Thieves è questa navigazione in maniera totale, proprio il controllo totale della nave. E quindi conviene impostare la rotta e salpare verso la direzione. Poi un vostro muzzo, un vostro pendaglio da forca, un vostro topo di sentina potrà allietare i vostri viaggi, queste acque, con della buona musica. E ovviamente tutti i membri della ciurma possono partire insieme, in sincro, potranno suonare e piano piano appunto sincronizzarsi e creare una vera e propria orchestra. Esatto. Abbiamo visto di ogni colore, di ogni melodia. Questa è qua la melodia, quella un po' lenta, quella un po' mettiamo male. Qualcosa di più. Cambiamo. Infatti, cambiamo. E vai, partiamo con la cavalcata, quella che è una cavalcata. La famosa, una delle più famose cavalcate del mondo. A cavalcare i mari, gli oceani. E un'altra cosa invece intelligente che si può fare invece di bere grog e suonare è mentre uno guida l'altro controlla la mappa. Mentre stiamo guida, andando, stiamo andando proprio verso la direzione sbagliata. Quindi io ti consiglio di andare più verso nord. Esatto. Guarda la bussola, vai verso nord, vai, vai, verso vai, 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 ancora, ancora. Un po' di più. Ancora su, drizzati, vai, vai, vai così. Vai, vai verso nord, direzione verso nord, vai, dritto per dritto. Dritto per dritto, mozzo. Ok. Ok. Mi dicevano Max, no, aspetta, hai superato. Gli utenti, l'effetto del mare è favoloso. Sì. Che è una cosa che dicono tutti coloro che provano questo gioco. Assolutamente. Ma infatti io, una cosa che dice qua adesso siamo durante la prega del lavoro. Questa è notturna. No, abbiamo messo dritto perché vedete il timone, la cosa bella del timone è che avete questa barra, diciamo, diversa dalle altre, come vedete, che vi dà il senso del dritto, no? Esatto. Quindi è il centro. E ci sono altre due barre uguali al termine della corsa, quindi vi permette proprio di gestirla in questa maniera. Come vedete stiamo approcciando verso l'isola decretata. Eccola! The Sunken Groove. The Sunken Groove. Quindi in teoria è una nave affondata. Assolutamente. E infatti da queste parti ci sarà. Solo che di notte non si vede un tubo.
Pensate veramente nulla, cerchiamo di fare un po' di luci nell'acqua perché magari andiamo a sbattere proprio al... infatti io nel frattempo cerco un po' di comandare, cerco di farti la lanterna, attenzione! Stiamo... Capitano, stiamo andando a sbattere! No, è tutto al posto! Capitano! Tutto al posto! La mia nave! Capitano, andiamo... Tiriamo giù l'ancora, possiamo buttare giù l'ancora. Oddio, in maniera alla Sventura, facciamo un parcheggio perfetto. Che succede? Oh, oh! Ma come? È tutto controllo, tutto sotto controllo! Attenzione, sotto coperta! Tutto a posto. Ecco quello che succede, ragazzi, se fate una cosa del genere dovete andare a raccogliere delle assi di legno e riparare i buchi. E soprattutto perfetto. Levare l'acqua, perché altrimenti affondiamo. L'abbiamo fatto vedere anche se non voleva farlo. Perfetto. Siamo già, proprio... l'aveva appena comprata, guarda. Abbiamo fatto un parcheggio fantastico. Sono strusciata, guarda. Di sopra, buchi dappertutto. Io cheat non lo faccio, te lo dico. Famo con l'isola cheat. Allora, abbiamo riparato i buchi, così evitiamo di imbarcare acqua e far affondare la nostra nave. Vediamo se siamo in posizione decente. Un po' storti. No, beh, stiamo a posto. No, più che altro dico, siamo fuori da quello che è... Ok, non ci sono sabbie, non c'è niente. Allora, ci siamo. Dobbiamo approcciare, quindi... Allora, intanto che voi trovate la vostra strategia di atterraggio sull'isola, che potrebbe essere anche tramite cannoni, e dopo lo facciamo vedere. Rilevate per scoprire i segreti di un ricco passato. Ci dice niente. Andiamo a premiare un altro membro della nostra ciurma di Expert Zone. Quindi, in 3, 2, 1... Pescio numero 10. Pescio 10, hai vinto una gift card Xbox da utilizzare sullo store Xbox, ma anche sullo store Windows per giochi, applicazioni, film e musica. Per cui se sei dei nostri e non stai dormendo sulla tastiera, scrivici qualcosa e ti mandiamo la nostra gift card. Ti ho perso. Dove sei? Dove sei andato? Super Exarch che si sta ascoltando mentre cucina. Mi sono perso. E io pure mi sono. Eccomi. Cioè, ti ho ora vedo. Mi hai visto? Ok. No, non ti ho visto. Andiamo insieme perché bisogna, in questa, diciamo, in questa gilde, questo diciamo tipo di missione, bisogna andare in giro e attendere che ci siano. Sì, esatto, attenzione ai serpenti. Che appunto che vengano da sotto la sabbia, che appaiono sotto la sabbia, già ne ho ammazzato uno. Gli scheletri con le bandane. Il maialino, quello. Maialino. Quello è il maialino che ho cercato di massacrare tutto il tempo ieri, ma alla fine ho capito che non si poteva fare. Siccome l'utente pescio penso che stia dormendo nella sua branda sotto coperta, io direi di lanciare un giveaway per premiare un altro utente. Per cui in 3, 2, 1 premiamo Tanz79. Tanz79, se sei dei nostri, scrivi qui sotto. Assolutamente. Allora, continuiamo ad andare. Attenzione perché ho trovato una bottiglia. No, sembra una bottiglia, maledizione. Questo è un. Qualcuno è preceduto. Tutti aperti, no, tutta una bacia. Addentriamoci, addentriamo nell'isola, Mozzo, seguimi. Ti faccio strada, ti faccio luce. Vediamo se riusciamo a trovare quello che è il. Qua c'è un bello strapiombo, lo spawn. Del cattivone, di solito più ci si addentra nell'isola. Ma dove stai? Sono andato verso sinistra. Dove sei tu? Ho perso. Ho girato verso sinistra. Ah, ok, allora eccoli qua. Eccoli. Vai, andiamo alla ricerca di questi scheletri maledetti, perché appunto in questo tipo di missione dovete girare per l'isola cercando quello che è il quartier generale degli scheletri. Intanto abbiamo premiato Tanz79, per cui complimenti, gift card Xbox per te, da riscattare entro il 31 di questo mese. Ok. La grafica in questo momento, ragazzi, è su Xbox One X. Per cui 4K siamo nativi. 4K, non siamo in 4K sul televisore perché abbiamo ancora dei 1080p, ma si vede nonostante tutto il super sampling che lavora molto molto bene. Mamma mia, c'ho un'ansia perché mi aspetto uno scheletro da un momento all'altro che mi salta. Vedi, per esempio, ecco qua c'è la cassa di munizioni, importante a ricordarci, così andiamo in giro a sparare a chiunque e possiamo ricaricare. Mi prendo pure un asso di legno, già che ci sto. Ah, uno scheletro io l'ho seccato. È una banana. No, qua stiamo riscendendo, secondo me. Cioè, ma secondo me sta verso... Zero, sempre verso il centro. Proviamo ad andare di qua. Allora, vediamo qua sotto, che c'è più una sorta di percorso. Cosa stiamo cercando in particolare? Stiamo cercando la ciurma del capitano maledetto, cioè questo capitano maledetto che dobbiamo... Possibile che sia nella caverna? Oddio, dici qua, perché io prima sono andato qua, però boh, mi sembra un po' pericoloso. Io mi butto! Ti butti, buttati in acqua almeno. Mi sono buttato. Mangia. Io mi sono buttato. Oh, vai, mangia banane. Ok, banane. Secondo me adesso dobbiamo stare attenti. Allora, attenzione e calma.
Nazione dei serpenti. Tu mi vedi? Cosa bellissima, è che è possibile illuminare l'ambiente con le lanterne, scavare con le pale. Eccoti, vedo. Dove? Sei sotto, ti raggiungo. Adesso da un momento all'altro sbucheranno questi maledetti. A meno che non sia... Vediamo se c'è qualcosa qua dietro. Non sia in, no. Una, non sia in un'altra isola, eh? No, dai, mi pare. No, di solito no. Di solito se, almeno tutte le missioni che ho fatto e che ho visto, se ti dice... Non c'è questa brutta notizia. L'ultima volta che abbiamo visto è lì, dovrebbe essere lì. Bisogna soltanto trovare il punto esatto. Io perché uno scheletro con la bandana l'ho seccato. Provate a tornare vicino a lui, eventualmente. Io uno l'ho seccato. A meno che questa... Allora ragazzi, intanto per coloro che ci stanno seguendo su Mixer e su Facebook, se avete domande fatecele direttamente in chat, provvederemo a rispondervele tutte e con i maggiori dettagli possibili. E in questo momento stiamo facendo una missione di eliminazione di un mini boss presente sull'isola, ma lo stiamo cercando. Ci proviamo, ecco. Ci proviamo, esatto. Ci proviamo. E nel frattempo io vado a premiare un altro membro della ciurma di Axardor. Vediamo un po' chi sarà il fortunato vincitore. In 3, 2, 1. Void Crescent. Bravo Simone. In arrivo per te un Xbox gift card da 5 eurini. Stiamo girando come dei pazzi, sì, da un po'. Sanno pure questi serpenti ogni volta. Certo, questi serpenti sono maledetti. Ma davvero no pure. Niente da fare. Allora. Domanda che vi faccio io. Il tempo dinamico lo possiamo controllare o piuttosto dobbiamo aspettare che arrivi il giorno o la notte? Beh, è dinamico apposta. Quindi aspettiamo. Fa come vuole. Quindi non possiamo eventualmente settare di andare durante il giorno o durante la notte. No, per no, una no. Missione. Tutto solo. Ok. Così come il mare in tempesta, tutto quanto dinamico. Allora, aspetta, giriamo esternamente perché io lo scheletro l'ho beccato fuori da qua. Ma quindi cerchiamo di uscire. Solitamente la spiaggia è il posto dove arrivano più scheletri, sì. Perché arrivano direttamente fuori dalla terra. Esatto. Allora, io però, uno schifoso maledetto l'ho beccato qua in giro. Un po' qua. L'ho beccato. Allora, oh, serpente maledetto! Serpente maledetto! Ma avvelenato il pasto. È possibile avere un inventario, la cosa che ho visto, per recuperare... Una bottiglia! Assaggio una bottiglia, vai, recupera. Recupera, recupera. Buono. Buono, ma buono. Ma scoperta. Buono. Allora, excellente. Per queste parti. Allora, un po' di domande intanto delle amiche Expert Zone. Il sì. Gioco sarà in vetrina Expert Zone? Sì, successivamente, nei prossimi giorni, provvederemo alla pubblicazione del gioco sulla vetrina. E per rispondere a Snake 84, il gioco lo vedo molto più indicato se si gioca in compagnia, perché comunque si arriva molto più velocemente agli obiettivi. La cosa molto divertente sono gli scontri navali, quindi... Queste guerre a colpi di cannone e ad arrembaggi sono veramente molto divertenti. In questo caso bisogna vedere come Rare e Microsoft Studio andranno a pubblicare contenuti nel corso del tempo per aumentare la longevità del gioco, che in questo momento la vediamo a lungo termine perché la mappa è grandissima, ma potrebbe venire fuori. Oh, attenzione, è partita la musichetta, esatto, questo vuol dire che il boss si è palesato, quindi dobbiamo andare a spaccare questi maledetti. Con RT. Esatto, si fanno i pendenti e con sta sparando nel frattempo. Chi sta sparando? Probabilmente il boss, the big boss. Ah, altri ne stanno uscendo da qua. Ecco. Eccolo là, ecco. Il nome in rosso, come vedete. Secondo me è venuto fuori con il giorno. Di oddio, ho preso con me. C'è no, era sull'isolotto che non eravamo... Cioè, pensa, noi siamo snobbato. Usciti su un'altra isola. Oh, ma io sto cercando di cercare tutti i colpi di la pompa. Oh, cambio arma pure io. Boo. Io l'ho svegliato. L'hanno caricato. No, non ce l'ho più. Cerco di aiutarti. Proprio il capoccia ti è venuto addosso. Sì, perché... Boom! Becca. Ma se uno di voi la tira sull'isola, l'altro gli spara un cannone. Eccolo! Di fucilata a pompa. Di avanti, di sciogli. Barba fina. Di archibugio. Di archibugio. Eccolo qui. E quando si sconfigge il boss...
di questa, ma a missione appunto si va a raccogliere il teschio tagliaripugnante, okay, in questo caso. In questo caso dovremmo, immagino, riportarlo dove abbiamo preso la missione. Exactamente. Quindi adesso si torna sul, prima di magari salire sulla nave, intanto che tu puoi andare, intanto sì, vai a posizionare il teschio, cerco di luttare un po' di... ecco qui un po' di banane che ci sono servite, sono state essenziali. Le banane, mi raccomando, ricordate sempre, mangiate le banane. Potassio. Eccolo fatto, perfetto. Non rubare le banane. Esatto. La metto lontano, magari qualcuno ce l'ha. Caput! A voi è tutta la nostra famiglia! Benigni, salutiamo Roberto che ci segue sempre. Ciao Roberto. Roberto. Altra cosa, ogni pirata di tutto rispetto ha nella sua vita tante missioni, tra cui quella di solcare il mare tra le tempeste più impetuose, ma anche quella di sconfiggere un essere mitologico. Stai parlando di lui. Vediamo chi lo indovina in chat. Stiamo parlando di un coso molto grosso. Chi indovina in chat? L'essere mitologico presente in Sea of Thieves che tutti vogliono vedere ed affrontare. Esatto, qualcosa di appiccicoso. Facile, il Kraken. Tutti alla ricerca del Kraken. È che è tanta roba il Kraken, esatto. Dovrei proprio peccare. Per quanto sono, per le vostre informazioni che avete, quando potremo e dove potremo incontrare il Kraken? Allora, dalle informazioni che ho io, La situazione credo sia comunque anche abbastanza randomica. Ok. Se tu questo Kraken a un certo punto ti troverai dei tentacoli che sbucano fuori da sotto l'acqua, che acchiappano la tua nave, e puoi cercare quantomeno di scappare. È proprio argomento di dibattito in queste ultime ore che probabilmente per poterlo effettivamente uccidere ci sia bisogno della collaborazione di più navi. Bellissimo! Perché assolutamente, cioè, quelle che sono le disponibilità di una sola nave, quindi di un solo lato dei cannoni che possono andare a colpirlo, magari i due lati, se il Kraken è sotto di voi, ma se è sotto di voi c'è poco tempo per sparargli, e quindi attirarlo in più navi e cercare di bombardarlo con più navi. Bellissimo. Questa è, un, è un'idea quindi che quindi servirà cooperazione in questo caso, cooperazione. Esattamente. Allora, io direi che possiamo... diciamo provare a fare un mix di missione, sì, come abbiamo detto prima, sì, grazie alla bottiglia che ha trovato nostro caro Mozzo Greg. Bravissimo. Esatto, guarda, fai vedere la mappa, te la faccio vedere anche io. Eccola qui, abbiamo trovato una mappa del tesoro, la classica X rossa. Che... io direi di rallentare, altrimenti viene a schiantare. Beh, sì, ma io direi, gettiamo l'ancora. Siamo nella genesi, sì, in mezzo al mare. Getta l'ancora e facciamo derapata, esatto. In mezzo al mare. E allora abbiamo questa mappa, giusto? Sì, quindi Mozzo Greg, andiamo a cercarla sulla mappa. Dobbiamo in questo caso fare riferimento alla forma dell'isola, esatto, immagino, per trovarla. Esatto, aspetta che così vediamo compagno come fatto. Max, fammi vedere dove sei, non ti vedo. Di lei. Sei, non ti vedo. Ah, eccoti. Ok. È una specie di Sicilia un po' allungata. Quindi cerchiamo la Sicilia. Quello è un pannello touch. Esatto, seguiamo. Oh, seguendo l'odore eccola, di arancini, eccolo qua che si trova il Triloc Oslo. Ci mettiamo un bel segnetto e possiamo andare verso di là. Ma nel frattempo, io se vuoi metto quella che è una. Però vedi. Porca miseria, ci siamo dimenticati di prendere il pollaio. Perché io, come vedete, ho una richiesta da parte di pulli, e possiamo andare a spolleggiare. Allora, nel frattempo, mettiamo un'altra missione. Andiamo a cercare un forziere. Sì. Che dici? Allora, intanto lo stiamo già cercando grazie a quello che è il messaggio in bottiglia. Però andiamo ad accettare la missione. Andiamo a votare per accettare la missione. Vota per il viaggio. E visto che il tempo continua a fare tic tac, io vado a premiare un branco di scansafatiche premio. Ci sta seguendo. Premio. E vediamo che è il fortunato che riuscirà a bere del grog offerto da Expert Zone. Sud-est, direzione sud-est, timoniere. 2-1. Oh, Zeno! Grande Zeno, salute Zeno, Zeno! Salute mille di questi grog, Zeno. Fatta. Andiamo a Berlino, Zero. Sì. Scassa fatica. Sud-est, chi è? Vai, tutto a sinistra, capitano.
Ah, avevamo ancora gettata giù, giustamente. Bisogna. Quindi è tutto sud-est, assolutamente yes. Tutto sud-est, quindi possiamo andare a cercare il west. Ok. Sud-est, proprio tutta sud-est, attenzione. Probabilmente ci andremo a schiantare quanti? No, evita. Evitiamo, aiuto. Ok, vai, io ti giro, ti prendo il vento. Sì. Tu vai dritto per dritto, passaci attraverso a questi scogli, sì, ma sì, ci arrischiamo. Scilla e Cariddi. Scilla e Cariddi, il mio cane vai si dritto, chiama Cariddi. Vai dritto, vai dritto, fermo. Ma il dritto, è questo. Ma sto storto così, devo andare da quella parte. Vediamo se siete studiati. Qual è la poppa e qual è la prua? Allora, la poppa è quella la che sta su. Quella, no. Quella dietro, la poppa. La prua è avanti, eccola qua la prua della nave, eccola qua la prua, mi metto in prua a suonare. Oh, io mi sto per schiantare. Oh, gira, no, tranquillo, non andiamo a schiantare, no, per niente, ecco fatto. No, ecco fatto. A posto, questo Madonna, è l'iceberg. Che pelo che abbiamo fatto. Il Titanic, ho visto. Troppa seria. Madonna, che pelo. Tutto calcolato. Un secondo andare a farsi benedire. Giriamo, va. Gli utenti allora, stanno chiedendo se è possibile vedere i buchi sotto coperta, se ce ne sono. I buchi? Allora, se, ne abbiamo riparati un paio. Sì. Però, abbiamo, eccolo qua, qua uno l'abbiamo riparato. Però la vede in questo caso Max, in questo caso esatto. Il mostro Greg dovrebbe andare di sotto per farlo vedere allora, ai nostri utenti. Max. Vai, prendo io il timone. Se lei timone. È capace, ecco. Sì, vedrai. Capitan Max de Grog. Così, ok, perfetto, continuiamo verso sud-est, vai. Un buco che non ho fatto io, vorrei sottolinearlo. Questo qua. Ovviamente c'è una tavola e se non siamo abbastanza veloci a mettere le tavole mentre abbiamo l'acqua che ci fuoriesce, la tavola ci ritorna indietro. Davvero? Sì. Bellissimo. Dobbiamo perché essere c'è troppa pressione rapidi. Se tu non sei abbastanza concentrato nel posizionare la tavola, okay. Ti ritorna indietro la tavola. Semplicemente tenendo premuto quindi RT si può andare a piazzare, esatto, a puntellare la nave. Che non deve riempirsi troppo d'acqua, sennò affonda. Bellissimo. Fantastico. Ovviamente se la nave affonda potremmo ritrovarla in un porto sicuro. Esatto. Sì. Come oppure, se dovessimo cadere dalla nave. Esatto. Oppure si può anche, diciamo così, evocare la nave grazie al canto delle sirene, che una volta che la vostra nave magari affonda, appunto vi riporteranno a una sorta di checkpoint, diciamo così. Checkpoint cantante. Allora, intanto stiamo girando intorno, facciamo vedere quello che è uno dei covi dei pirati, degli scheletri, quello è un cove, eccolo qua, Skull Keep, siamo vicini a Skull Keep, adesso ci arriverà qualche bordata, ne sono abbastanza sicuro, dobbiamo immagino superare. Che sia un fortino di pirati. Un fortino di scheletri pirata. È un fortino di scheletri pirata che è dotato, come vedete, di queste guglie che un po' sono armate di cannoni, che dovrete in alcune missioni conquistare e poi è anche un fantastico metodo per anche diciamo distruggere, assalire navi nemiche perché potete prendere il controllo di questo fortino e utilizzare i cannoni al loro interno e utilizzare quella che è la posizione strategica di questi covi. Siamo un pochettino fuori strada. Sì, sto facendo un giro panoramico per far vedere tutta la Skull Keep nella sua bellezza. Direi adesso, 100% ad est. Assolutamente yes, andiamo verso est, Three Rock Isle. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo, tutto quello che è umano sono tutti giocatori, perché questo mondo è un mondo condiviso. Per cui ci saranno tot giocatori per ogni server nella mappa che verranno ricaricati ogni volta in base a chi entra o chi esce, in base alla quantità, all'affluenza, e chiunque di che non sia nostro amico può essere combattuto. Combattuto con pistole, con spade, cannoni. È possibile, una cosa che devi fare assolutamente è sparare il mozzo Greg dal cannone. Ma infatti adesso, ma io adesso lo sparo sull'isola. Immediata subito. Spariamolo subito sull'isola, il mozzo Greg deve fare il battesimo del fuoco. Adesso salutiamo, benvenuti a tutti quanti, benvenuti a tutti direttamente dalla chat, sulla espressione di...
Ovviamente mixer. Oggi, essendo il lancio di Sea of Thieves, nell'ufficio è scoppiato l'amore per i pirati. Bellissimo. Ma siamo gli unici a essere vestiti da pirati, esatto, in questo momento. Per cui abbiamo il nostro pubblico sul retro, esatto, che sta facendo foto, selfie e tutto il resto. Esatto, volevo soltanto raccontarvi un piccolo aneddoto, appunto. Per arrivare in quelli che sono gli studi di registrazione qui della Microsoft Italia, ho schiacciato il bottone per prendere l'ascensore e tre miei colleghi di Microsoft si sono trovati davanti a un pirata e si sono un po' spaventati, sinceramente. Lancialo, siamo pronti. Tiriamo il freno a mano, ecco fatto, ci siamo. Attenzione. Allora, come funziona? Già ci sta la... già è caricato, aspetta. Allora, si va a cliccare, si spara. Ok, quindi si scarica il cannone. Togliamo il tempo, esatto, togliamo il tempo utile. Poi... entro nel cannone. Esatto, entro nel cannone, Mozzo Greg! Preparati a partire! Ci siamo! No. Più in alto possibile! Il cannone va a mirare, allora, più o meno, se deve andare più o meno sull'isola, cerchiamo di fare una parabola più alta possibile. Se facciamo così, casca in testa. Quindi diamo poco di angolo. 3, 2, 1, Mozzo Greg! Guarda in giro, guarda intorno. Siamo andati un po' lunghi. Un po' lontani. Nuota, che becchi gli squali! Allora, ci siamo, fantastico, è stato un bellissimo momento questo. Battesimo del fuoco del Mozzo Greg. Vediamo se riesco a beccare Mozzo Greg una palla di cannone. Vediamo. Quasi. No, perché probabilmente si è fermato sull'isola. Dove è andato? Dov'è il Mozzo Greg? Sparate al Mozzo Greg! Eccolo! Lisciato il Mozzo Greg! Dove sei, Mozzo Greg? Vai a cercare il tesoro, vai! Ma che c'è? Sto bombardando il Mozzo Greg. Con banana! Ok, allora, ci siamo. Vuoi una mano, Mozzo Greg? Allora, come vedete, il gioco, ragazzi, è molto divertente. Crea situazioni diverse, è possibile decidere come approcciare le varie missioni in modo più o meno tattico in base a quello che vogliamo fare, in modo è veramente molto scherzoso, c'è tutta una parte di... poi io dico sempre, immedesimatevi. Esatto. E con questo noi andiamo a premiare l'ultimo membro della ciurma di Expert Zone di oggi, che vediamo. Ma che devo fare? In 3, 2, 1... Oh, Pescio! Intanto un applauso a Pescio! Pescio già la prima che, esatto, che ci segue ma non risponde. Questa, per cui lo bottiglia. Diamo un'altra persona, vediamo chi sarà. Adesso spieghiamo ai nostri amici anche da casa prima della, per il giveaway. Uno. Chi è? DJ Beavis! Grande DJ, faccio uno scratch se ci sei. DJ Beavis fa parte del team Expert Zone Australia. Australiano, anche lui in Nuova Zelanda oggi, esatto, prima a giocare. Esatto, per cui non possiamo darglielo, questo ne cerchiamo questo, uno. Quindi dovrebbe stare tipo qua. DJ Beavis, we cannot give you the prize as long as it cannot be redeemed outside Italy, so I'm gonna share with you something else. Esatto. Don't think about it, DJ. Drink grog. Allora, facciamo intanto vedere agli amici a casa diciamo, per concludere questa prima streaming della persona. Siamo arrivati sull'isola dove abbiamo questa mappa e la cosa, anche un'altra cosa bellissima, è sempre l'orientamento. Cioè, voi dovete cercare di capire da quella che è la morfologia dell'isola, mi sento molto Alberto Angela, e appunto cercare di capire quelli che sono alcuni punti di riferimento. Per esempio, questa roccia. Dove sei? Aspetta, dove sei? No? Questa roccia qua. Dove sono io? Guardami. No, io sono al punto estremo. Guarda, vai verso la nave. Ah, secondo me è questa. Ah no, ho sbagliato. Vai verso la nave, guarda, punta la nave, eccomi qua, mi vedi? Sì. Ok, se adesso vedi che c'è questa, sulla mappa c'è una roccia in particolare che è completamente immersa nell'acqua. Sì. La vedete in alto sulla destra, diciamo F1, nel quadrante F1, vedete questa roccia nell'acqua, che sarà sicuramente questa qui, che abbiamo davanti, ok? Quindi potete orientativamente partire da questo punto di riferimento per cercare quello che è il tesoro. Qualche motivo dalla punta, orientativamente, no? Se partite dalla roccia, vedete che, per esempio, ci sono quelle due macchiette di verde, dove in una ci sono tre alberi, in un'altra è molto più piccola. Quindi, dalla roccia superate la aiuola verde senza alberi, che è questa qui, e quindi subito dopo l'aiuola sarà qui, più o meno, esattamente il nostro tesoro. Sì, seleziona la pala e via! E si scava! Primo colpo, eccolo qui. Eccolo qui il nostro forziere.
Stava ancora a scavare. Ancora lo stava a cercare. Allora, ci siamo, Mozzo Greg. Il battesimo del fuoco per te è andato. Prendiamo questo forziere, lo facciamo vedere agli amici a casa. Questo è il forziere del naufrago. Facciamo bene con la luce, aspetta. Esatto, ed è, diciamo, il forziere più, diciamo così, scrauso. Si può dire scrauso? Italiano, volacci, scrauso. Quello dei poveracci, esatto. Salutiamo tutti i pirati poveri che ci stanno seguendo. E questo forziere adesso lo portiamo sulla nostra nave, che andrà riconsegnato ai mercanti dell'oro, ai mercanti d'oro, e ci daranno dei dobloni sonanti che ci serviranno per acquistare vari sistemi, piuttosto che andare avanti con quella che è diciamo l'esperienza nella gilda della ricerca dell'oro. Vogliamo andare a consegnare o ci fermiamo qua? Ci fermiamo qua. Beh, noi abbiamo qua il teschio da consegnare, quindi questo... Money, big money. Parere finale dopo aver giocato un'oretta al gioco finale. Allora, assolutamente. Innanzitutto ci tengo a sottolineare che giocare con questo è tutta un'altra cosa. Ragazzi, sì. Il controller ufficiale di Sea of Thieves, guardate che bello. È un qualcosa di incredibile, con il teschio al centro, glow in the dark. Esatto. Si vede. Fluorescente, il dente d'oro. È il primo pad ufficiale, il primo controller ufficiale ad avere i grilletti diversi, di colori diversi. È vero. Che va a simulare proprio quello che è il dente d'oro. Ogni pirata che si rispetti ne deve avere uno. Certo. No? E poi ovviamente abbiamo queste, diciamo, queste sorta di conchiglie serigrafate al laser direttamente sul pad, esatto. Piuttosto che la bussola, non so se si vede la bussola direttamente sul controller sinistro. E niente, all'interno della confezione del controller troviamo contenuti extra come sì. DLC, sono equipaggiamento e vestiario, se non dovessi ricordare male. E che dire, questo, allora, impressioni, già ieri ho giocato un po', sto continuando ad andare avanti, adesso appena spengiamo continuiamo, poi... Anzi, a proposito, diciamo che tra circa più o meno un'ora... Sì, esatto, più o meno tra un'ora saremo in diretta con Xbox Italia, anche in compagnia ovviamente della ciurma Expert Zone, andranno a concludere questa ciurma, saremo una ciurma da quattro, partiremo tutti all'avventura direttamente dai canali ufficiali di Xbox Italia, esatto. Xbox It su Mixer piuttosto che su Facebook, andate a cercare quella che è la pagina piuttosto che il link dello streaming. Assolutamente, salperemo per i mari con un galeone di quelli grandi, quello che non vi abbiamo potuto far vedere per problemi di tempo, per tempistiche. Andremo a vedere quello che è un galeone e partiremo per altre avventure. Quindi non perdetevi assolutamente nulla, perché continueremo questa avventura. Mi chiedevi emozioni, sensazioni. Ragazzi, è un gioco che assolutamente vi suscita delle emozioni pazzesche. Vi rimando proprio allo streaming di Xbox Italia per vedere insieme quello che è il cielo stellato da sotto l'acqua. E una ciurma a quattro giocatori. Quindi come si gestisce un galeone enorme con otto cannoni, tre vele, piuttosto che anche un raggio di timone molto più ampio. E quindi ci vediamo assolutamente tra poco su quello che è il canale ufficiale di Xbox Italia, Mixer e Facebook. Ale, impressioni finali? Io, avendo giocato anche la beta, dico che è quasi un altro gioco ricchissimo di contenuti e non ci si annoia mai, cioè veramente. No, esatto. Io aspetto... In solitaria è divertente, ma in compagnia è tutta un'altra cosa. Io aspetto la stream di tra qualche ora per finalmente giocarci a pieno in quattro, per cui sono veramente scalpitante, manterrò la mia barba. Per cui, ragazzi, da Capitan Barbavera, Mozzo Greg, Max De Grost e Capitan Max De Grost, noi vi salutiamo, ci vediamo alla prossima live streaming del Playlers Xbox, che sarà martedì prossimo sul Far Cry 5. Per il resto, buon lavoro, continuate a seguirci, grazie come sempre, ciao! Gamer Pirate!